Eccomi qua. Buonasera amici di Telestrit Arcobaleno. Al Meta Film Festival siamo con Claudio Desposto del WWF Italia per parlare di alberi, del mondo che piantava gli alberi, dell'esperienza del mondo, dell'ambiente, della nostra realtà della Trentina e nel resto d'Italia. Non a caso siamo qui sotto gli alberi davanti alla scuola Meta di Meta, la scuola Bonocore Finga che ci ospita nel suo auditorium. Siamo messi sotto questo grande albero che è un pezzo di storia, un pezzo di paesaggio, e ci parla con la sua corteccia, con le sue chiome. Gli alberi sono un elemento essenziale della nostra sopravvivenza, un elemento essenziale del pianeta e anche delle città. Le abbelliscono, forniscono ossigeno, ombra e depurano l'aria. I vantaggi di un albero sono molteplici, sono assolutamente ben conosciuti, eppure ci sono ancora tante superstizioni, ci sono tante intolleranze nei confronti di questi nostri amici alberi. E noi cerchiamo di svilupparne la conoscenza, la sensibilità, l'amore verso queste creature, perché troppo spesso vengono abbattuti, vengono sacrificati, spesso per motivi pretestuosi, futili. I luoghi comuni di alberi sono tantissimi. Levano la luce, levano l'aria, addirittura quando tutti sanno che gli alberi ossigenano, alzano i marciapiedi, cadono sulle persone. Ultimamente si è sviluppata questa dendrofobia, questa paura degli alberi e la paura di morire essendo schiacciati da un albero. Quindi noi dobbiamo far capire alle persone che gli alberi sono i nostri amici e non è che loro hanno bisogno di noi. Per essere protetti e salvaguardati, siamo noi che abbiamo bisogno di loro per vivere, quindi la natura non ha bisogno dell'uomo, è l'uomo che ha bisogno della natura. L'uomo può vivere in un rapporto simbiontico con la natura, l'uomo di oggi, nel 2014? Io vengo da un'associazione che è il WWF, la cui mission è creare un mondo in cui l'uomo sappia vivere in armonia con la natura. È l'unica soluzione. Se noi ci illudiamo di contrastare la natura, ci illudiamo di dominarla, alla fine saremo noi a essere dominati, a essere schiacciati. Questo oggi lo sappiamo perché la scienza ci dà tutti gli elementi, sia per comprendere queste cose, sia per trovare le soluzioni. Sta a noi seguire la strada giusta. Claudio, tu sei stasera qui non soltanto come presidente del WWF, ma anche come esperto di cartoni, visto che il film L'uomo che piantava gli alberi è un film in cartoni animati, sì, peraltro ha vinto l'Oscar e ha vinto anche la Palma di Cannes. È un cortometraggio assolutamente magistrale di Frederick Bach, che era ultra ottantenne quando produsse questo cortometraggio. Io mi occupo di cinema d'animazione, sono dovuto emigrare nella grande città di Milano per fare questa nobile arte. E stando in una città come Milano, che è una grande metropoli piena di tecnologie, piena di strade, autocorsie, grattacieli e grigio, ho capito come è importante e come è bello vivere in una terra dove c'è ancora tanta natura come la nostra, quindi non dobbiamo assolutamente distruggerla. L'uomo che piantava gli alberi è un cortometraggio che ho avuto il piacere di vederlo in anteprima quando fu premiato e ha avuto l'Oscar come miglior cortometraggio d'animazione. È fatto con una tecnica particolare di ricalco dal vivo su dei lucidi. I fotogrammi, i disegni originali sono 8 cm per 10, Frederick Bach ha disegnato su quasi delle miniature, un'opera d'arte, sia per la qualità dell'animazione, sia per il gusto grafico, sia per il messaggio che lancia. L'uomo che piantava gli alberi per me è stato quasi un testamento. Quando ho visto che un omino, un uomo con l'unica forza che era quella della sua volontà, senza nessuna cultura, senza nessuna possibilità economica, con la sola forza della volontà è riuscito a rimboschire un'intera regione da solo, senza fermarsi mai, senza guardare indietro, ti viene la consapevolezza come sia possibile, se l'uomo vuole, di avvicinarsi quasi a Dio, perché l'uomo è capace di nefandezze, di cose assurde, orribili, ma è anche alla capacità di fare cose positive. Un uomo senza nessuna cultura, senza nessun mezzo, è riuscito a fare quello che la natura fa da sola in decine di anni. Se tutti quanti emulassimo, copiassimo l'esempio di quest'uomo che vedremo nel cartone animato, veramente il mondo potrebbe migliorare. Quindi è veramente una filosofia di vita, che è quella filosofia del WWF, che dovrebbe diventare la filosofia di ognuno di noi. Guarda, piantare un albero non costa niente. Noi diciamo un albero costa quanto 3 ore di babysitter, ma starà con vostro figlio per tutta la vita. Un alberello può costare anche 10 euro e permetterlo, a volte basta una mezz'ora a trovare un posto adatto. E guardate che di posti dove mettere alberi ce ne sono tantissimi, i parchi, i cortili abbandonati delle scuole, le aree pubbliche, le strade, le,
nelle montagne incendiate, cioè noi avremo, se facciamo un censimento, avremo migliaia di alberi che sono stati tolti, sono morti, sono bruciati, che aspettano di essere rimessi. Se ognuno di noi domani si sveglia e mette un albero, siamo quanti abitanti in Penisola? Sono 40.000 abitanti. Se ognuno di noi mettesse un solo albero all'anno, avremo 40.000 alberi in più ogni anno. Se ognuno di noi mettesse 10 alberi nella sua vita, avremo 400.000 alberi senza fare nulla. Quindi veramente è un seme, è una magia che potrebbe trasformare il mondo. Parliamo di tutti i benefici, l'ossigeno. Oggi il problema del pianeta è l'aumento della temperatura. La temperatura sta aumentando, Carlo, non solo perché immettiamo CO2 nell'atmosfera, ma perché il mondo, il pianeta, non ha più quella capacità di assorbirla da una volta. Esatto. Perché stiamo disboscando le foreste, le tropicali, gli alberi, ma anche i boschi urbani, le foreste urbane. Quindi mettere un albero fa solo bene. Allora domani dovremo sfatare tutti i miti, le leggende, le paure che ci sono nei confronti di questi alberi, soprattutto in Penisola Sorrentina, soprattutto a Sorrento, dove sono state spese decine di migliaia di euro per dimostrare che gli alberi uccidevano le persone, senza riuscirci, perché poi quando il WWF si è intromesso a dire: guardate, noi non vogliamo uccidere le persone, vogliamo dimostrare che quest'albero è robusto, è sano, è importante al punto tale che è assurdo, è stupido, è ignorante andarlo ad abbattere senza motivo. Di questo parleremo domani. Grazie a te. Grazie per la tua passione. Grazie.